Salve ragazzi, episodio 49, sempre di Assassin's Creed Odyssey, sono sempre Sion True Silver e siamo ancora qua in questa run che stiamo cercando di assassinare Rex Xenore, che fa parte della setta, ragazzi, abbiamo scoperto, è uno della Lega di Atene, quindi Lega di Delo, scusate, eccola. Rex Xenore è là, però c'è anche qualche mercenario che gira, quindi potrebbe essere un'occasione unica cercare di assassinare Rex Xenore, però facendo fuori chi ha attorno. Quindi ora noi siamo nascosti, lo lasceremo passare. Ah, maledizione, hanno visto il cadavere. Ci giochiamo in tutto per tutto, ragazzi. Perfetto, raccogliamo, confermiamo l'uccisione. Il giusto banchetto per dei soci. Ed ecco, abbiamo ucciso il nostro membro della setta. Notate che la cintura da guerra ateniese è più debole della nostra attuale cintura, che okay, non è ancora di livello 50. Forse perché proprio funziona. Siamo momentaneamente chiusi qua dentro. C'è un mercenario di 50° livello che gira e un altro che è molto vicino. Dobbiamo cercare di uscire mentre possiamo. Non è il caso di metterci a completare, fare i completisti e finire forte. Posso sempre farlo in un altro momento, mentre appunto non stiamo registrando. Dunque, abbiamo ucciso un altro dei membri della setta. Dovremmo abbattere dei nemici nell'arena, quindi fare la quest dell'arena. Ci sono anche dei trofei sull'arena, quindi giustamente andrà fatta. E vediamo come avanza la quest della nostra Caterina, la musa ispiratrice. È una prova sufficiente? Non è la spada che avevo in mente, ma basta che sia morto. Io avevo capito cos'era la piccola spada, eh. Ho fatto la mia parte. Vai e assicurati che Tespi sia a teatro in tempo per lo spettacolo. Sei troppo teso. Vieni a stenderti. Abbiamo tempo per divertirci un po'. O pensi sempre solo al lavoro? Posso concedermi un po' di riposo? E tu invece? Allora scorre del sangue in queste vene. E come? Ma che mi dici di Tespi? Tespi è un attore. Metà delle ragazze qui sono state la sua musa prima. O tu? Insomma, io non mi farei sfuggire l'occasione, eh. Insomma, Rex ne sta conquistando durante questo viaggio, ragazzi, Ora, quindi. dobbiamo occuparci dell'opera di Tespi e Aristofane. Quest'opera è importante per te. Speriamo che possa cambiare le cose. In meglio. Nei tuoi occhi vedo qualcos'altro. Ma ognuno ha il diritto di avere i propri segreti. Ti basti sapere che intendo fermare uomini come il comandante Rex Xenore e Cleone. Perfetto ragazzi, allora a questo punto vediamo dove ci portano le nostre quest. Ci portano diretti al nostro quartier generale momentaneo, quindi ecco qua, tutti fanno la foto sulla statua di Atena, quindi alle volte è difficile teletrasportarsi rapidamente, però che dire ragazzi, ce l'abbiamo fatta, dunque. Continuiamo il nostro viaggio. E
aspettiamo nel mentre del caricamento. Stiamo dando la caccia alla Lega di Dego e a tutta la setta. Non so se dovremo veramente riusciremo ad ammazzarli tutti prima della fine. Io ci provo a farli fuori tutti. Abbiamo comunque un paio di quest legate alla setta molto carine che ve le voglio clippare, quindi ricaricherò il famoso salvataggio prima. E dopo questi eventi, e gli ha dato lo schiaffo per ammazzarlo. Perfetto. Mica tanto perfetto. Siamo veramente ricercati qua dentro, ragazzi. Evitiamo di prenderci con la popolazione come abbiamo già fatto in passato. E dirigiamoci al teatro. Forse siamo riusciti a seminare i nostri assalitori. Il salvataggio automatico è avvenuto. Perfetto. Ed ecco Aristofane. Ti prego, dimmi che hai notizie di Tespi. Sta bene. E domani sarà pronto per andare in scena. Oh, grazie agli dèi. Conosco gli attori. Rispetto a quello che faccio di solito, è stato un gioco da ragazzi. Molto lieto di sentirlo. Tieni, per il disturbo. Oh, Dracme. Il popolo sarà anche il cuore di Atene, ma la mia opera sarà la sua voce. Dunque, l'opera che faremo sarà per deporre Creone anche. Sarà una chiara denuncia a Creone. Socrate ci aveva chiesto di trovare le prove. Quanto l'idiota sia poco istruito. Che impudenza! E pensare che avrei voluto proporre di far erigere una statua in città per ognuno di voi per celebrare il vostro coraggio! Visto? Ci tratta come vecchi rimbambiti e striscia i nostri piedi per raggirarci. Ma l'astuzia dalla quale trae il suo potere questa volta si ritorcerà contro di lui. No! Ahimè! I cospiratori mi stanno uccidendo! L'abbiamo messo in ridicolo Creone. Benissimo. Ora seguiamo un'altra missione. Svelare la verità, questa qui di livello 46. Come vedete, dopo 50, ragazzi, non si livella più. Non so se potremo livellare dopo la DLC, però non si livella più. Quando hanno già annunciato i DLC massicci per questo gioco, lo stesso Season Pass costava veramente tanto da quello che ho visto, quindi credo che avremo dei contenuti veramente eccezionali. E se sarà il caso li giocheremo, vedremo. Già ho in mente di farvi DLC di Bloodborne, come sapete, però anche Nuvola Nera mi dice sempre che il DLC di Bloodborne vale tutto, è molto meglio del gioco stesso. Vedremo, vedremo, ragazzi. Allora, sto aspettando che venga messo in sconto. Ogni tanto controllo lo store e vediamo. Nel momento in cui sia veramente in sconto, comprerò un credito di PlayStation Store e farò in modo di acquistarlo.
Questo per dire che non ci siamo dimenticati di Bloodborne, appunto. Ed è il tempo che ci abbiamo passato sopra con la saga dei carici. Per ora avevamo macinato 40 video più 39 video, scusate, più 3 speciali, no? O forse 43 ne avevo fatti. Ne avevo fatti tanti di Bloodborne. Qua siamo già al 48esimo episodio, mi pare. Oh, questo è il 49esimo, scusate, 49esimo episodio. Il prossimo sarà il 50esimo, cifra tonda. Quindi vi registro ancora il prossimo episodio, sicuramente. Dopodiché vedrò se magari interrompo e continuiamo un altro giorno. Bene, sei qui. Il popolo attende il mio discorso. Dovresti riuscire a usare questo a tuo vantaggio. È quello che ho scoperto su Cleone. Mitilene è solo il primo dei luoghi che intende spazzare via. Con l'influenza che ha sulla polis, otterrà tutti i consensi che vorrà. Allora tocca a noi far cambiare idea al popolo. Ti unirai a me? Parlare al popolo potrebbe non bastare. Dobbiamo dimostrare che le azioni di Cleone sono sbagliate. Mi sorprende sentirti proporre una cosa del genere. Come avevi detto? Viviamo in tempi bui? È così. Segui il mio esempio e rispondi come se supportassi Cleone, non me. Farò del mio meglio. Interessante questa cosa. Cleone è un uomo del popolo. Dimmi, se ferisci qualcuno con una spada, non sei forse responsabile? Lo sono. E se ingaggi qualcun altro per ferire una persona, sei ancora responsabile dell'azione? Certo che no. È ridicolo. Non sono io ad arrecare danno, ma qualcun altro. Ma senza il tuo intervento il danno non verrebbe evitato. Almeno da parte mia, sì. Allora ammetti di avere responsabilità in tale danno, poiché hai partecipato alla sua attuazione, anche se indirettamente. Suppongo di sì. Abbiamo stabilito che possiamo fare del male a qualcuno anche indirettamente. Sì, giusto. Allora lascia che ti faccia un'altra domanda. Di chi dovremmo fidarci? Della maggioranza o di chi ha più esperienza? E allora, chi più esperienza? Io seguo chi ha più esperienza. Di certo ne sa più di me. Allora la tua decisione si basa solo su ciò che dice qualcun altro. È tutto quello che posso fare. E se ti mentisse? I bugiardi non meritano la mia fiducia. Giustamente. Se una persona ti mente una volta, chi può garantirti che non lo farà di nuovo? Sì, hai ragione. Allora concordi con me che chi mente non è degno di essere seguito. Ma certo! Oh, ateniesi! Non concordate anche voi che si possa avere la responsabilità di un danno arrecato anche indirettamente? Sì! E seguireste qualcuno se scopriste che vi ha mentito per il proprio tornaconto? Certo che no! Allora, in questo caso, vi prego e imploro di ascoltare bene le mie parole. La persona che seguite vi ha mentito per il proprio tornaconto. Cleone vi ha mentito per ottenere i voti necessari ad attaccare Mitilene e abbiamo la prova che lo rifarà. Se la sua nave arriverà a destinazione, la gente di Mitilene non avrà scampo. Ora che conoscete la verità, potete revocare la vostra decisione. È necessaria un'altra votazione. La vita di quelle persone è anche nelle vostre mani. La nave deve essere fermata. È stata una dimostrazione di retorica esemplare. Il popolo non potrà negare quello che ha sentito. Suppongo di aver imparato qualcosa con tutto il tempo che ho passato con te. Il dibattito non sarà sempre rapido come una lama, ma sicuramente può ottenere lo stesso effetto. Ma è stato sufficiente? La notizia della condotta disonorevole di Cleone si diffonderà in tutta Atene. I cittadini amano la città e quello che rappresenta. Nessuno vuole la sua rovina. Perfetto, ragazzi. Svegliare la verità. Come vedete, la missione
parte, ma non ci dà esperienza. I cavalieri, ecco qui una nuova missione, torna da Socrate. Continuiamo. Vi annuncio che dopo la fine di questo giro di quest che stiamo facendo, principali, vorrei passare finalmente alle secondarie legate alla storia della setta e soprattutto alle secondarie per i manufatti che vanno inseriti nelle colonne di Atlantide. Quindi avremo una pausa dalla quest principale, comunque i manufatti fanno parte della quest principale, quindi avremo un completamento della quest principale con due membri della setta che hanno comunque una bella quest, una un po' più lunga, una un po' più corta. Penso che prima verrà la più lunga e poi la più corta. E niente, poi riprenderemo ancora la quest principale. Quindi voglio completare proprio la nostra esperienza in Odyssey che stiamo facendo tutti assieme in questo modo. È stata una scelta che ho pensato parecchio e ho detto sì, ricarichiamo la vecchia partita, queste quest che ho già fatto, quindi vi so anche guidare più rapidamente in quelle quest lì, e mostrarvi proprio a video la bellezza di quelle trame che a me sono piaciute veramente tanto. Ora parliamo con Socrate, diamo sempre delle spallate alla gente. Sono ancora esausto dall'imboscata della prigione. Ah, però allora che facciamo? L'opera è stata un grande successo, come previsto. Grazie allo spettacolo e alla prova che avete esibito alla Panice, Cleone ha perso molta popolarità. E ora è diretto ad Anfipoli, nel tentativo di redimersi. Alexios! Brasida mi manda a cercarti! È vivo e sta bene! Dov'è lui ora? Anfipoli si prepara a combattere. Se lo raggiungi prima di me, digli che sto arrivando. Che cosa hai intenzione di fare? Aiuterò Brasida. A Brasida serve il mio aiuto e ho intenzione di dargliela. Tuttavia, se le nostre strade si incroceranno, non esiterò a uccidere Cleone. Qualsiasi cosa tu decida, ricordati che è solo un uomo. Non posso prometterti niente. Fa attenzione. Brasida è ancora vivo, ragazzi. Quindi insieme insorgeremo. Ecco qui, nuova missione. Parco con Brasida ad Anfipoli. Riflettici, anche se nessuno può sapere che cosa è giusto. Allora, vediamo cosa dice le nostre quest. Abbiamo ancora parecchio tempo. Quindi è partita automaticamente la battaglia di Anfipoli. E non possiamo andare ad ammazzare Brasida, era una scelta che, scusa Brasida, Creone, era una scelta che dovevamo fare, ma Creone è in vista sulla mappa? No. Allora, abbiamo scelto di andare ad aiutare un vecchio amico, la priorità per noi è stata, almeno così, senza pensarci, per me è stata quella. Ora capiamo dove dobbiamo andare senza dover prendere la nave. Avevo lasciato la nave all'isola di Lemno perché c'era una... Finalmente in Macedonia, ragazzi, e torneremo proprio a Lemno per raggiungere la Macedonia. Potrebbe essere un buon... una buonissima idea, anche se non abbiamo ammazzato Creone, ma ci sarà l'occasione per farlo fuori, non preoccupatevi. Spero solo di riuscire a crepparvi la morte di Creone. Finalmente in Macedonia, ragazzi, la vedevo sempre lì come zona e dicevo chissà quando metteremo piedi in Macedonia, ed ecco occasione per andarci. Dunque, finalmente la terra di Alessandro Magno potrà essere esplorata. Non so se vedremo anche Alessandro Magno a questo punto. Dovremo aspettare per saperlo, perché come sapete partirà il progetto appunto dalle quest secondarie. Dobbiamo vedere se riesco a clipparvi tutto, perché quello è l'importante, clipparvi tutto per il discorso di Atlantide anche. Quindi questa è l'isola di Lemno, è l'isola più vicina, e non so, vediamo cosa può accadere a questo punto della trama.
se faremo in tempo ad arrivare in Macedonia e mettere piede su quella terra e notare tutto ciò che avrà da dimostrarci, da mostrarci, scusate. Ecco qui, la nostra Drestia ha comunque una nuova skin, come vedete. È una skin che abbiamo ottenuto facendo parecchie battaglie navali. E mi pare che si chiama... lo guardo, ragazzi, e ve lo dico. Ecco qui, aspetto nave, il pugno di Zeus. Ecco, come vedete. Ne abbiamo anche questa, il Paralo, che è... La comprate con i punti, ragazzi, questi qua. Adesso non ce li fa vedere, però sono gli oricarchi. Li fate con le quest secondarie, li fate anche... li trovate anche in giro per la mappa, quindi... in un modo o nell'altro si possono fare. E attenzione, appena possiamo... stenderemo le vele ed ecco questa, ragazzi, è il pugno di Zeus come skin. Vedete che ha Zeus con la sua lancia. Ecco, qualcuno vuole attaccare Rogna, vediamo se riusciamo a scivolare via dalla loro presa. Vediamo quanto ci inseguono. Si è annullata anche la taglia. Ottimo, ottimo, ottimo. E vediamo. Perfetto, siamo riusciti a scappare. Qui abbiamo un porto, ma è già la Macedonia qua. No, questa è Taso, che è un'isola dove ci sono quest collegate a quella di Lemno. Vi dico solo che è una quest relativa a Brasida, quindi se volete fare una quest sul vostro compagno di viaggi, diciamo che è abbastanza carina come questa, a me è piaciuta parecchio. Anche un po' lunghina, quindi questo gioco comunque ci sta riservando molte belle sorprese, nonostante l'impatto iniziale che ho avuto molta fatica, l'ho anche criticato come gioco, ma... le mie critiche rimangono, sia ben chiaro, però sta anche riuscendo a farsi amare. Di Assassin's Creed, ragazzi, non ha nulla, lo sappiamo. Vediamo nel finale se verrà sconvolta un po' la trama e magari ci sarà qualche colpo di scena. Così ci è stato detto, l'ha scritto in uno dei commenti dei best, che c'è uno spoiler abbastanza pesante. I commenti ovviamente sui miei video vedo che continuano ad essere meno spoiler possibile, quindi vi ringrazio tutti, visto che il gioco è uscito da meno di 2 settimane. Quindi io sono arrivato a una quantità di più di 80 ore, non l'ho ancora finito, facendo molte secondarie, ed ora dovremo farne altre di secondarie. Vediamo se abbiamo un attracco. A Cefalonia, le notti più calde, sdraiavo sul tetto. Vivo sotto le stelle. Ho sempre pensato che gli dei le abbiano creati per guidarci, per trovare la nostra via. E tu? Non importa. Oh, su, Linea, dimmi. Beh, per me sono centinaia di piccoli suoni, molto lontani. Questa sì che è bella. Te l'ho detto che non importa. Ti sorprenderà sapere che sono in molti a pensarla come te. Non lo sapremo mai. Ok, ho fatto finire il dialogo tra Erodoto, che ha solo detto una frase finale, e il nostro Barnaba. Ah, abbiamo delle taglie per le navi mercantili, perfetto. Abbiamo un punto d'osservazione che sarà nostra premura a prendere, e poi prima andiamo a parlare. L'ascesa di un impero, Macedonia, eccoci finalmente in Macedonia, mi sembra giusto per questo 49esimo episodio raggiungere la Macedonia. Quindi... cerchiamo di trovare un appiglio migliore.
Ecco il nostro amico Brasida, sentiamo cosa ha da dirci. Sei qui. Hai ricevuto il mio messaggio? Ho saputo di Pino. Stai bene? Ne ho passate di peggio. Ora abbiamo problemi più gravi. Così Cleone ad Anfipoli. Da qualche parte. È armato, pare. Oggi metterà in gioco la sua vita. Vuole diventare un eroe. Gli ateniesi non lo rispettano più dopo quello che ha fatto. Che ti è successo dopo prima? Gli spartani rimasti mi hanno trovato e mi hanno dato il tempo per riprendermi. Ma la tua gamba? Sei sparito dalla battaglia. Mi hanno catturato. E portato ad Atene per un interrogatorio con Deimos e Cleone. Non ti hanno ucciso? Ci hanno provato. È la nostra occasione, Brasa. Oggi uccideremo Cleone. Se non lo farai tu, lo farò io. Mi stai nascondendo qualcosa? Ah, sono qui per Cleone. Limitiamoci a questo. Credevo che fossimo amici. Non sei chi credevo. Sei cresciuto come uno spartano. Dovresti conoscere la lealtà. Sono qui, no? Combattiamo la stessa battaglia. Non l'hai ancora dimostrato. Allora lascia che lo faccia. Stiamo perdendo tempo. Atene riceve rinforzi. Ora dobbiamo attaccare. Andiamo. Malaka. Ah, ragazzi, Brasida è arrabbiato con noi. Bene o male, il prossimo video, quindi al 50° episodio, sarà ancora su questa parte, perché a quanto pare andiamo ad ammazzare Cleone. Dopo la saga di Cleone riprendiamo ufficialmente, quindi facciamo le secondarie legate alla setta e ai manufatti che comunque sono primarie, vi ricordo. Ah, eccoci, andiamo all'assalto, ragazzi. Allora, giochiamo a correrci dietro. Ok, torniamo dal nostro amico Brasida, che non vuole più essere tanto nostro amico, ma vabbè, che ci vorremmo fa? No, stanno facendo tutto loro, ragazzi. Fate dare anche a me un colpo a un ateniese, ecco qui. Ateniese infame, per te solo le mie lame. Come disse il nostro amico Typhoon De Roga in uno dei nostri video. E noi siamo quasi al tempo limite, quindi io vi saluterei qui. Vi ringrazio di aver visto il video e ci vediamo alla prossima parte. 50° episodio, cifra tonda 50, mai fatti in un nostro gameplay. E quindi questo è quanto. Ecco, lo ammazzano loro. Grazie a tutti ragazzi, mettete like o dislike oppure iscrivetevi al canale, in questo modo saprete quando appunto la 50° parte andrà online del nostro gameplay di Assassin's Creed Odyssey. Ciao ciao a tutti ragazzi, alla prossima.